Frozen è stato uno dei film Disney più amati dai bambini, probabilmente uno dei maggiori successi dell'ultimo decennio. La storia delle sorelle Anna ed Elsa e del pupazzo di neve Olaf ha travalicato i confini del mondo infantile ed è conosciuta un po' da tutti. E fin dal 2013, anno dell'uscita del film nelle sale, c'è stato chi ha intravisto delle tematiche LGBT nel celebre cartoon, tanto che è stata lanciata addirittura una campagna social al grido di «Give Elsa a girlfriend». Proprio Elsa, infatti, è stata rappresentata come una principessa tipica che non trova il principe azzurro e la canzone «Let it go» nasconderebbe proprio la sua difficoltà nel prendere atto della sua omosessualità. Per questo c'è chi, tra gli adulti un po' più smaliziati, non si è meravigliato alla notizia che, in un eventuale sequel, Elsa potrebbe essere lesbica. La notizia non è una bufala, come potrebbe sembrare, ma arriva dal New York Post, che ha tratto le sue conclusioni da alcune dichiarazioni della sceneggiatrice e regista Jennifer Lee. Ovviamente le pressioni sulla Disney saranno molto alte, ma non dimentichiamo che la casa di produzione americana ha già introdotto queste tematiche in una delle sue serie TV, Andy Mac, dove per la prima volta è stato presentato un personaggio gay. È quindi una possibilità concreta che nel sequel di Frozen, che dovrebbe arrivare a dicembre 2019, ma del quale non si conosce ancora nessun dettaglio, possa esserci questa incredibile svolta. «Mi piace tutto ciò che le persone pensano e dicono del nostro film», ha detto la Lee, riguardo alla possibilità per Elsa di avere una fidanzatina. «Si sta creando un dialogo e Elsa è un personaggio meraviglioso che parla a tutti». Non resta che domandarci come verrebbe presa nel nostro paese questa eventuale svolta gay della Disney.